Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'Impresa, lo spazio informativo di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa rete. Oggi parliamo di moda sostenibile. È un comparto sempre più attento ai processi produttivi etici e alla tutela ambientale. Leggo un dato di un report molto importante. Parliamo del Circular Fashion Report 2020 che riporta che il potenziale business mondiale della moda circolare sarebbe il 67% in più rispetto all'attuale valore della fashion industry, fermo a 3.000 miliardi di dollari. Ne parliamo non solo di questo ma di tanti altri aspetti insieme agli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento Alessandra Chiara Guffanti, Guffanti Concept Showroom, imprenditrice del settore moda showroom multibrand Italia-Russia e Sistema Moda Italia Kids Committee President. Buonasera. Buonasera a tutti, piacere di essere con voi. Sempre in collegamento abbiamo Loreto Di Rienzo, R&D Director Diloan Bond Factory, componente del Comitato Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie mille, c'è stato un leggero ritardo, ci siamo sovrapposti ma non c'è nessun problema. E in studio la presenza, abbiamo la presenza di Rita Necchini che è presidente della sezione Sistema Moda di Confindustria Chieti Pescara, direttore Pianeta Formazione. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Perfetto, siamo pronti per partire con questa carrellata sulla moda sostenibile. Chiediamo alla ospite in collegamento, Guffanti, lei, leggo testualmente così non perdo nessun passaggio, distributore esclusivo multimarca, brand italiani ed europei, coinvolge nella sua attività anche tanti altri elementi della filiera, quindi ha anche un fattivo lavoro in Confindustria e opera in sinergia con la Camera della Moda. Quindi tutti questi elementi, che non sono effettivamente pochi, si fa fatica a leggerli tutti insieme, la portano ad avere giustamente un osservatorio molto privilegiato per quanto concerne i trend della moda sostenibile. Quali sono? Ci parli un po' del suo comparto, prego. Devo dire che la mia è una posizione ambivalente, e lo dico nel senso positivo del termine. La mia è un'azienda che da 30 anni distribuisce marchi italiani internazionali presso negozi multimarche department store in Italia, Europa e ex Unione Sovietica. In Italia in particolare attraverso le sue 6 sedi e soprattutto il headquarter a Milano. Il mio incarico di ben 4 anni come presidente nazionale dei giovani di Sistema Moda Italia mi ha permesso invece di osservare la filiera, filature, tessiture, processi, confezione, nobilitazione, fino ad arrivare al brand. Ecco, fatta questa premessa, possiamo dire che in questo momento il tema moda sostenibile è un po' un pourparler presente nelle conversazioni di molti, non solo a livello industriale, ma anche consumatori. Innanzitutto abbiamo un miglioramento di quelle che sono le materie prime all'origine, per cui abbiamo proprio attraverso le filature Pratese e Bellesi la presenza di filati riciclati a livello sia sintetico sia naturale in maniera molto più elaborata e particolare rispetto a prima, dunque campionature in particolare per la prossima primavera estate 2022 molto più allargate proprio come offerta di materiali riciclati o organici certificati attraverso certificazioni internazionali. Ma questa proposta nasce anche e si incontra con il desiderio degli stilisti di poter rappresentare meglio i propri prodotti, non solo come cappello made in Italy, ma anche per dare tracciabilità e rappresentare tutta la propria filiera. Per cui posso testimoniare che anche nel mio showroom, in cui faccio scouting di brand a livello internazionale, non solo italiani, vedo sempre più stilisti che si dedicano a cercare all'interno delle loro collezioni, in toto o per capsule dedicate, materiali che possono rispecchiare una nuova filosofia, sempre nel contesto del loro stile.
Dunque, abbiamo ampiamente superato un concetto di moda sostenibile legata a prodotti o un'offerta non coerente o contemporanea. Siamo totalmente in linea con il mood stilistico di adesso. Possiamo aggiungere un'altra cosa, che il processo più importante è il cambiamento di rotta, non solo il fatto che nascano aziende e brand nuovi. Cito per esempio il marchio North Sail con il quale lavoro, la collezione autunno-inverno 21 che ho presentato adesso in showroom, per ben l'80% è fatta di materiali organici o riciclati, un salto epocale nella struttura di collezione precedente, una scelta che nasce tutta dal pensiero a monte, per cui molte aziende possiamo proprio dire che hanno scelto il concetto della sostenibilità non come un claim di greenwashing, ma proprio come una scelta strategica da riportare in tutto il loro processo, scelta di materie, confezione, fino al messaggio da rappresentare al consumatore. Siamo all'inizio veramente di una svolta nella espressione della moda italiana, perché è in Italia che si svolge la filiera produttiva più qualitativa, che poi rappresenta stilisti anche internazionali. È un capitolo in cui innanzitutto le materie e i processi stanno diventando dirompenti diversi, per cui credo che avremo occasione di citare molti casi positivi sia lato monte sia lato valle in questa occasione. Grazie Gufanti, molto esaustiva. Presidente Annecchini, si parla di circolarità ovviamente non più come un optional, bensì qualcosa da perseguire in maniera concreta. Lei si occupa di associazionismo, si occupa di formazione. Made in Italy come valore, Made in Abruzzo anche come opportunità. Ci parli di queste sfide? Allora, il Made in Italy è il brand più famoso al mondo ed è anche quello più copiato e contraffatto, purtroppo. Il Made in Italy è fatto, diciamo, da una filiera che noi preferiamo chiamare la filiera del valore, in quanto è una filiera che è composta, diciamo, da piccole e medie imprese, da micro imprese e soprattutto da artigiani, che hanno reso diciamo, il prodotto italiano 100% Made in Italy unico in tutto il mondo. E in questo momento diciamo, è importante continuare a promuovere il Made in Italy e soprattutto sostenere le piccole e medie imprese in questo momento di grandissima difficoltà, in quanto non ci possiamo permettere assolutamente il lusso di perdere queste imprese che fanno la differenza, nel senso che portano il valore aggiunto nel prodotto di grande valore, che è appunto quello del Made in Italy. Molto importante il ruolo della formazione in questo caso, e Confindustria questo lo sa, tant'è vero che da 3 anni in Confindustria Chieti Pescara abbiamo attivato progettualità per la promozione del Made in Italy, la lotta alla contraffazione e anche una formazione mirata su quello che è l'aspetto del nuovo fenomeno legato al fast fashion. Quindi con la Confindustria siamo impegnati con un progetto Fare Rete, Fare Gol, dove le 3 sezioni, l'agroalimentare, il sistema moda e la piccola industria, si sono uniti. E pensate che in 2 mesi abbiamo incontrato 890 ragazzi con i quali abbiamo fatto informazione e formazione. I ragazzi, perché i ragazzi? Perché i giovani sono il nostro futuro, su di loro dobbiamo, diciamo, lavorare in questo momento e far capire loro realmente il valore del Made in Italy. E ovviamente in questo momento più che mai i ragazzi e anche il consumatore è particolarmente attento all'acquisto, e tant'è vero che è cresciuto del 20% diciamo, l'acquisto fatto guardando cosa si acquista, quindi avendo un occhio attento verso prodotti legati alla sostenibilità ed una economia circolare. Bene, grazie per questo contributo. Vado dall'ospite in collegamento. Di Rienzo, lei
ci parla di un'azienda che da 30 anni è al servizio della moda, della tecnologia, dell'arte, del design. Si parla, quando si fa riferimento alla sua azienda, di una manifattura tecnologica. In un'ottica di sostenibilità, come si riescono a far combaciare questi aspetti? Prego. Sì, buonasera. Per noi il nostro DNA è la tecnologia legata al mondo della moda. La tecnologia è stato sempre un filo conduttore che ci ha in questi anni indicato un po' quella che è la via da seguire. Per noi le tecnologie sono uno strumento al servizio dei design, quindi uno strumento che ci permette di realizzare dei prodotti che in maniera diversa non possono essere realizzati. E noi siamo stati come azienda una delle prime al mondo a portare alcune tecnologie all'interno del mondo della moda, cioè a produrre con delle tecnologie innovative, delle tecnologie uniche. Penso quando 30 anni fa abbiamo iniziato a lavorare con il laser, oppure a tagliare i tessuti con il laser, oppure quando abbiamo introdotto la tecnologia della termosaldatura nel mondo della moda, del fashion, che consisteva proprio nella sostituzione delle cuciture, dando così la possibilità di ottenere dei prodotti completamente alternativi, diversi, al mercato. Ultimamente, per esempio, abbiamo introdotto una nuova tecnologia che è quella del 3D, perché 2 anni fa abbiamo fatto una partnership con la multinazionale Stratasys, che è l'azienda numero uno al mondo per la produzione di questa tecnologia, e dove l'obiettivo è stato proprio quello di voler iniziare a produrre con una tecnologia assolutamente nuova e ancora più nuova proprio nel mondo del fashion. Ovviamente le tecnologie hanno già di per sé nella loro evoluzione un alto grado di sostenibilità, perché ovviamente i produttori di tecnologia sono attenti a quelli che sono gli impatti sull'ambiente, sia in termini di energia che viene consumata, sia in termini per esempio di materiali che vengono usati, lavorati, oppure materiali di consumo. Però vorrei sottolineare come il mondo manifatturiero arriva un po' in conseguenza a quella che è la richiesta dei designer, dei creativi. E noi già 15 anni fa abbiamo iniziato a proporre, perché una delle nostre mission è proprio quella di non essere degli esecutori, ma essere proprio dei propositivi nei confronti di quello che è il mondo creativo. E noi abbiamo già 15 anni fa, iniziato a proporre dei materiali e delle tecnologie che avessero un basso impatto sull'ambiente. Naturalmente non parliamo soltanto di ambiente, perché parliamo di sostenibilità, sono tanti gli aspetti che bisogna valutare e tener conto. E infatti noi siamo all'interno del consiglio di PLEF, Planet Life Economy Foundation, che è una delle fondazioni più importanti in Italia, che educa proprio dà proprio delle indicazioni al sistema manifatturiero, termini molto generali, trasversali a tutti i settori, di cosa significa sostenibilità. Ed è per questo che in qualche modo la nostra sensibilità si è creata relativamente alla sostenibilità nel tempo, negli anni, perché non è che un'azienda dall'oggi al domani si inventa o diventa sostenibile, ma è proprio una cultura che trasversalmente deve attraversare tutti i settori dell'azienda, da quello della progettazione a quello della produzione, a quello della movimentazione. Quindi anche se la moda è soltanto da qualche stagione che si è avvicinata alla sostenibilità, in effetti il sistema manifatturiero è già da molto tempo che si sta preparando a questa rivoluzione, perché parliamo proprio di una rivoluzione. Rivoluzione che ovviamente avrà i suoi pro e i suoi contro, perché creerà opportunità di mercato, ma allo stesso tempo precluderà la possibilità di continuare, di incrementare il proprio lavoro a quelli che non si adegueranno.
Perfetto, grazie di Rienzo. Alessandra Chiara Guffanti, la prossima domanda la faccio a lei, mi ricollego con il discorso dell'export appena accennato. Da alcuni dati ci risulta che nei primi 10 mesi del 2020 ci sia stata una flessione del -15% relativamente all'export del comparto moda femminile. Dal suo punto di vista, quali potrebbero essere le strategie per rilanciare in termini di mercati internazionali il comparto moda e ancora quali sono i paesi più interessanti? Ci dica un po' di informazioni in merito. Allora, l'export chiaramente è, la, come dire, è il domino principale nella strategia distributiva di qualunque marchio italiano o comunque di un marchio di una dimensione medio piccola che si vuole avvicinare a quei mercati che possono accoglierlo in modo più veloce. Sicuramente il grande mercato che accoglie da sempre la moda italiana è l'area ex-URSS, dunque Russia, Ucraina, Kazakistan, l'accoglie con favore per due motivi principali. Il primo per una vicinanza di gusto, di stile, un apprezzamento per la qualità italiana, ma soprattutto per la sua organizzazione. È un'area che è densa di negozi multimarca molto belli, assolutamente non presenti solo nelle classiche capitali, intendo dire Mosca, San Pietroburgo, Kiev, ma diffuso su tutto il territorio, un po' come in Europa la distribuzione è diffusa in tutta l'area geografica, anche in centri più piccolini, e proprio per questo c'è un'attrazione che ha dinamiche anche locali rispetto a certe caratteristiche di prodotto. Beh, sicuramente quello è un'area geografica che ha reagito abbastanza velocemente adesso, da quando hanno avuto la possibilità di viaggi anche legati al lavoro di pochi giorni per venire in Europa, e ciò è stato possibile dall'8 gennaio, hanno avviato proprio delle visite molto frequenti, mi riferisco a showroom come il mio o altri presenti a Milano, proprio per riuscire a fare in un tempo più breve le loro visite, appunto le loro ricerche di prodotto. L'Europa è rimasta un po' più ferma negli acquisti, nel senso che ha preferito lavorare più da remoto, per cui collegarsi nonostante la vicinanza fisica e la possibilità di spostarsi in alcuni casi non così complessa, tuttavia ha preferito principalmente svolgere i propri acquisti in loco o con collegamenti da remoto. L'internazionale, intendo dire la parte asiatica, gli Stati Uniti, evidentemente non si sono potuti incontrare fisicamente, è rimasta sempre una conversazione per proporre i prodotti da remoto come facciamo adesso, però molto conservativa. Diciamo che insomma gli Stati Uniti hanno subito un'onda legata al momento storico molto significativa e si sono molto fermati nella loro ricerca. Tuttavia io leggo nell'attuale amministrazione Biden un'ottima chiave di lettura per la nostra capacità produttiva e stilistica. La visione della sostenibilità come uno degli elementi di crescita del paese, a differenza dell'amministrazione precedente, mette la nostra qualità di prodotto e la nostra capacità di pensiero tra quelle che loro vogliono visualizzare, acquistare, innestare nei loro progetti. Questo sotto vari prospetti. Per cui sicuramente il dialogo con gli Stati Uniti avrà una ripresa anche dettata dall'attuale situazione politica. Porterei sul tema export un segmento importantissimo che è quello della Cina. La Cina che, a differenza di altri paesi asiatici, ovvero Corea e Giappone, che hanno comunque avuto dei tempi più lenti di reazione, ha un suo mercato interno molto forte. Tuttavia verso la Cina, e sarebbero insomma moltissimo il tempo da spendere per fare un'attenta analisi, sappiamo che non è una semplice vendita wholesale perché non c'è una forte presenza di negozi multimarca, ma dobbiamo ragionare di come andare B2C direttamente ai consumatori o fare strategie proprio di ingresso nel mercato attraverso joint venture o partnership, per cui in entrambi i casi dinamiche più complesse e meno veloci come reattività. Dunque sicuramente la parte finale, dunque il prodotto valle, ha subito la contrazione inevitabile di questo momento, ma questi mercati che sulla parte consumatore hanno una reattività più veloce, secondo me porteranno nell'arco di una o due stagioni, dunque un semestre, due semestri, a un ritorno a regimi precedenti più significativi.
La parte del monte va protetta da un problema di calo della produttività, sempre dato al momento attuale, in cui la ripresa non deve essere solo in mano ai grandi big, che conosciamo essere i gruppi francesi e quelli insomma vicino a questi, ma sarebbe molto bello se insomma fosse interpretata anche come un'opportunità di interazione per aziende di livello premium che guardano al mercato produttivo Italia come un'opportunità con quantità e più flessibilità. Perfetto, Infanti. È un tema anche un po' più politico. Certo, grazie per questo contributo, ci sarebbero tantissime cose da dire, purtroppo non abbiamo un tempo indefinito, quindi io adesso passo la parola ad Annecchini, alla quale desidero appunto sottoporre un concetto. Abbiamo ripetuto più volte che non si può pensare alla sostenibilità come semplicemente un'etichetta, non può esserci greenwashing, bensì una forte convinzione. Come si sostengono le aziende da questo punto di vista, anche in un'ottica di networking? Ci parli del suo punto di vista, ci racconti qualche esempio, prego. Assolutamente, Confindustria ovviamente ha a cuore questo tema da diversi anni, infatti la sezione moda sta lavorando su un progetto molto importante per il nostro territorio che è iniziato 3 anni fa. Oltre a questo, con la piccola industria, dove all'interno abbiamo creato un gruppo di lavoro proprio per la sostenibilità, con questo gruppo di lavoro abbiamo messo a punto innanzitutto un sondaggio che è anche sul portale di Confindustria, dove stiamo raccogliendo tutte le informazioni che riusciamo a reperire da parte delle aziende per capire, mappare il nostro territorio sotto il punto di vista della conoscenza relativa alle imprese, se in questo momento hanno già attivato dei processi legati alla sostenibilità delle progettualità oppure sono interessate. Dopodiché, in momenti in cui abbiamo questi dati, il nostro ruolo è quello di cercare di promuovere cosa? I contratti di rete e la possibilità di creare gruppi di lavoro, quindi cercare di mettere insieme le aziende. Perché questo? Perché è importante perseguire un progetto legato alla sostenibilità insieme. Noi per esempio in Abruzzo abbiamo delle filiere molto importanti, abbiamo la filiera del tessile, abbiamo la filiera molto molto importante, storica, legata alla borsa, abbiamo la filiera del denim, sono filiere importantissime che hanno necessità di innovazione e soprattutto di essere più competitive. Quindi dando la possibilità a queste aziende di lavorare insieme significa crescere e ovviamente essere più competitive. Quindi il ruolo di Confindustria ovviamente è quello di fare, di essere facilitatore, informare e formare le aziende da un approccio sicuramente più sistematico e più facile nei confronti della sostenibilità. Ovviamente abbiamo già dei risultati in quanto abbiamo delle aziende che hanno aderito e che sono propense a formare, a creare dei raggruppamenti e soprattutto dei contratti di rete, ma al di là di questo abbiamo un progetto che abbiamo dato inizio circa 3 anni fa, che è un progetto molto ambizioso, è quello di innanzitutto promuovere il territorio e dare vita a una filiera che purtroppo non c'è più, che è quella della lana, storica in Abruzzo. E 3 anni fa, partendo appunto dalla volontà di portare avanti un progetto di sostenibilità che andasse a rivitalizzare appunto una filiera come quella della lana, siamo riusciti a mettere su un progetto molto interessante e abbiamo avuto degli ottimi risultati, in quanto ci siamo prefissi di andare a valutare la fattibilità del progetto. Oggi siamo, come definiamo noi, in una fase 2,
in quanto adesso abbiamo, diciamo, ci siamo posti degli obiettivi molto più importanti, dove possiamo definire ad oggi questo progetto di economia circolare, non solo più di sostenibilità. All'interno di questo progetto è stato coinvolto anche l'agroalimentare, oltre a diverse aziende che hanno trovato il progetto molto molto interessante. Tenete conto che il brand che nella prima fase ha aderito a questo progetto ha realizzato delle capsule che poi sono state vendute in tutto il mondo, realizzando capi veramente di altissima altissima qualità, ed è quello al quale noi apparteniamo. La nostra filiera appartiene al mercato del lusso. Proprio per questo la nostra filiera deve crescere, deve innovarsi e deve essere pronta a competere in mercati sempre molto, molto impegnativi, sempre più impegnativi. Perfetto, perfetto Presidente. Adesso passo la parola a Di Rienzo. Bond Factory è balzata insomma alla cronaca positivamente, ovviamente, perché quando si parla di moda, si parla di tecnologia, si parla di sostenibilità, si parla anche di pragmatismo, e vi siete proprio in prima linea dedicati a produrre dispositivi di protezione individuale in piena pandemia. Ci parli di questa esperienza? Sì, come penso un po' tutti, dopo un primo momento di incertezza abbiamo cercato per quanto possibile di dare una mano a quello che in quel momento era davvero un problema gravissimo, che era quello proprio della carenza dei DPI, cioè dei dispositivi di protezione individuale. E noi avevamo addirittura delle persone che ci conoscevano, che lavoravano negli ospedali, e ci chiedevano di dargli qualcosa, proprio letteralmente qualcosa, perché erano costretti ad avere turni di lavoro quasi senza protezione. E quindi dopo una prima fase che effettivamente ci ha colto assolutamente di sorpresa, abbiamo cominciato ad analizzare il problema, ed insieme a... io direi proprio ad una, anche questa, una rete italiana di produttori, e tra l'altro anche con l'aiuto di Confindustria, di Camera di Commercio, e abbiamo praticamente ricreato in Italia una filiera di prodotti certificati. Certificati perché? Perché c'erano tutta una serie di normative da rispettare, rispetto alle quali non c'era nessunissima esperienza. E per questo motivo abbiamo dovuto anche costituire all'interno della nostra azienda delle professionalità che fino a quel momento non esistevano, delle professionalità legate proprio allo studio di tutte quelle che erano le certificazioni. Tant'è vero che questa attività ci ha portato, diciamo, anche a compensare tutto quello che è stata la perdita, ovviamente, che c'è stata nella parte del fashion. Al punto che abbiamo proprio costituito una unità produttiva, PF Permed, che si è occupata di produrre questi DPI. Naturalmente questa attività significava produrre DPI monouso, quindi che alla fine del ciclo diventavano praticamente un rifiuto, tra l'altro non che andava nell'indifferenziato, quindi non riciclabile. E in quel momento, proprio per una nostra sensibilità a certi temi, abbiamo anche iniziato in parallelo a capire come si poteva ovviare, diciamo, a dei prodotti che non sono assolutamente sostenibili, e che per di più in una fase successiva come quella attuale sarebbero di nuovo tornati ad essere oggetto di importazione da paesi a basso costo. E questo ci ha portato veramente ad un lavoro di sinergia proprio di tutto il sistema manifatturiero italiano, partendo proprio dal filo, al tessuto, allo smaltimento, ci ha portato a realizzare un brevetto per cui siamo arrivati praticamente a produrre dei DPI che partono dal filato, sono dei DPI in poliestere, partono dal filato,
diventano tessuto, noi facciamo le lavorazioni e poi ritornano praticamente nel ciclo produttivo perché gli stessi riciclati ridiventano filato. Perfetto, tutto... perfetto di Rienzo. Abbiamoci alla conclusione perché il nostro tempo sta scadendo, quindi la invito a concludere però con un flash veramente molto veloce, prego. Beh, sicuramente il prossimo futuro sarà, per quanto ci riguarda, fatto di tecnologia, fatto di sostenibilità e di interazione con il sistema manifatturiero, quindi di filiera. Perfetto, grazie mille, ringrazio i telespettatori per averci seguito, ovviamente gli ospiti convocati da Confindustria Chieti Pescara che hanno preso parte. Alessandra Chiara Guffanti in collegamento, così come Loreto Di Rienzo. In studio Rita Necchini. Grazie, grazie a voi. Ringrazio la regia ovviamente di Andrea Di Fabio e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 21.30.